Nel mio vecchio lavoro adottavamo questa politica dove finché conservavi lo scontrino, non avevi limiti di tempo entro i quali potevi riportare o cambiare il tuo acquisto. So che già solo sentendo questa cosa potreste immaginarvi tutte le situazioni che ne sarebbero derivate. E non è che venisse chiesto il mondo, no? Conserva un pezzo di carta per avere diritto al cambio merce. È semplice. Salve, vorrei restituire questi pantaloni. A mio marito non stanno bene. Oh, no problem. Potrei vedere lo scontrino. Perché è letteralmente l'unica sorta di prova che possa dimostrare che lei ha speso soldi per l'acquisto di quel prodotto in uno dei nostri tanti negozi. Oh, ma non ce l'ho! Mi dispiace, ma non posso effettuare cambi o ritiri senza di quello. Ma voi avevate detto che non c'erano limiti di tempo! E avevamo anche detto, mannaggia i sordi, che doveva conservare lo scontrino per avere diritto alla restituzione degli articoli. Posso parlare col suo capo? Ciao, vorrei cambiare una maglietta che ho preso un paio di settimane fa. Si è strappata. Oh, mi dispiace. Ma va bene, vedo che ha portato lo scontrino. Grazie. E la maglietta? Oh, è a casa mia. Ho bisogno che me la porti qui in negozio se vuole che gliela cambi. Beh, tanto sapevo che l'avreste buttata, quindi non ci ho pensato. Bene, vedo che ha lasciato anche il suo raziocinio a casa. Mi spiace, signore, ma non credo di poterla aiutare. Posso parlare col suo capo? Come stavo dicendo, è un sistema imperfetto che ci ha costretto ad apportare alcune modifiche, come ad esempio il limitare il non hai limiti di tempo per quanto riguarda gli anfibi, riducendone il tempo a soli 100 giorni. Abbiamo anche tappezzato il negozio di cartelli per far sapere ai nostri clienti alfabetizzati del cambiamento. Salve, vorrei cambiare questi anfibi di mio figlio. Si sono distrutti dopo solo 2 settimane. Pessima qualità. Oh, mi dispiace signora. Nessun problema, posso vedere lo scontrino? Grazie. Oh, mi dispiace, ma qui dice che ha acquistato gli anfibi 5 mesi fa. Perché ha aspettato così tanto? Io non ho avuto tempo, va bene? Beh, così ha superato il limite dei 100 giorni per il riporta o cambia. Cosa? Mi avevate detto che non avevo limiti per riportare la roba. Ed è così, ma ci sono stati dei problemi e abbiamo posto dei limiti sugli anfibi. Ci assicuriamo sempre di farlo sapere a chi ne prende un paio. Suo figlio dovrebbe saperlo. E quando è cambiata questa regola? Ma tipo un anno fa. Ma è ridicolo. Come avrei potuto saperlo? È anche scritto sullo scontrino che è solo 100 giorni. No! Inaccettabile! Avete messo avvertenze nel negozio? Perché io non le vedo. Sono venuta fino a qui e non può fare niente? Incredibile! Posso parlare col suo capo? Oh, sì, ma certo. Tanto sono stato assunto solamente per confondere i clienti e mal rappresentare le vere funzioni del nostro negozio. E solo il mio capo può gestire la sua incompetenza e fornirle una consolazione immeritata. Perché di certo è questo il metodo efficace che ha permesso a questo negozio di sopravvivere per oltre 40 anni. La prego di attendere mentre vado a chiamare il mio capo, che le ripeterà le stesse informazioni che le ho fornito fino ad ora, perché tanto quanto possono valere le parole di un semplice commesso come me che lavora da anni qui dentro e ha già provato le sue capacità di soddisfare le esigenze dei clienti. Già. Ciao a tutti ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciateci un mi piace così YouTube non fa il pezzo di merda e ogni settimana vi invierà il feed, ovvero vi fa sapere che è uscito un nostro nuovo video. Oltre a questo volevo dirvi soltanto che saremo in un sacco di posti. Dal 30 maggio al 2 giugno Andrea sarà al Carrara Show, mentre io, Gian, dal 30 maggio al 2 giugno sarò all'Etna Comics di Catania. E poi ci ritroveremo insieme al WonderCon di Bari il weekend successivo. Quindi se siete in uno di questi 3 posti nei giorni selezionati, fatecelo sapere e veniteci a trovare. In descrizione trovate i link a tutti quanti gli eventi e le cose, ok? Ci vediamo presto ragazzi, ciao!